E a voto! Eccole, sono partite, il primo giro abbiamo detto a natura turistica, quindi passerella per le 17. Ecco il primo giro, adesso dal prossimo giro sarà volata. Forza forza Donatella di Francia che si riaccoda adesso. Con lei anche Paola Salvatori. Paola Salvatori che fa tranquillamente i 200 in 34, ripetuta in allenamento, quindi Federica Fiorelli pure ben avanti. Alessandra Scelletti davanti a tutti, ben piazzata Carla Van Kampen. Vediamo chi sono le prime due concorrenti ad uscire. Quindi la 14, no, mi dicono di no perché, ah no no, eccole qua, eccole qua, escono la numero 12 per il Running Evolution. Ed eccola che arriva Donatella di Francia. Letti si gira, controlla, l'ex maestra di tennis della Scavo 2000. Ecco Paola Salvatori, Germana Renzi, Federica Fiorelli e anche la numero 8, bene. Vediamo chi sarà costretto a lasciare il passo. Dopo questa volata passa anche Vasilica Catauta con i 20 ed eccole che arrivano, mano nella mano, termina la loro fatica. Oh! Ed eccole che arrivano madre e figlia, 14-11. Ecco la volata, vediamo Carla Van Kampen a fondo gruppo, ma rientra, rientra bene Carla Van Kampen. E vediamo chi sono, e sono la numero 19 e la 20, e sono due atlete, Arianna Fregoli e Vasilica Catauta della squadra organizzatrice. Dieci atlete in gara, vediamo, vediamo, vediamo che succede. 11 atlete in gara, la 9 mi sembra che è leggermente staccata, e vediamo chi altro esce. E Liliana Farronato, Liliana Farronato, la nota opinionista dei Running Evolution insieme a Paola Cappa della Grilli Runners. Si sta difendendo molto bene. E allora guardiamo in diretta insieme questa volata, sembra Paola Salvatori davanti, si difende molto bene anche Cecilia Tirelli, Federica Fiorelli, Tiziana Cingolani, ed è la concorrente numero 8. Eh sì, è un'altra, è Laura Imperatori della Running Evolution. Paola Salvatori. Sempre sul lato Germana De Renzi completamente all'esterno, la Scelletti completamente all'interno. Grande volata di Carla Van Kampen. Ce la fa, non ce la fa, ce la fa, non ce la fa. Ed è alla fine Carla Van Kampen. Peccato, sono arrivate veramente tutte attaccate le ragazze, signore e signori. Master, eccola la volata, vediamo completamente a sinistra. Tiziana Cingolani, si guarda, vediamo se Jacqueline Lovari, no, Jacqueline Lovari la sesta. E signori, questa è stata una volata da 22 secondi, quindi sono andate forte. Fiorelli addirittura contro il muro, quasi contro le transenne. Dall'altra parte Cecilia Tirelli, difficoltà per Germana De Renzi, ma ce la fa Cecilia Tirelli, bene Federica Fiorelli. E non ce la fa Cecilia Tirelli per un niente. Completamente all'interno Scelletti, ma è già dietro, è partita come un missile la Fiorelli. Vediamo dietro la macchina chi è al centro, Paola Salvatori davanti, ma si butta di lato Paola Salvatori. Ma è incredibile, è la Fiorelli che vince, stravince, e seconda Paola Salvatori. E ai piedi del podio, ai piedi del podio, le due ragazze della Scavo 2000. È pesata la mancanza, è pesata la mancanza di allenamento di Germana De Renzi, seconda l'anno scorso e quarta quest'anno.